Bentrovati cari amici e benvenuti a una nuova puntata delle pillole dell'artista. Oggi parliamo sempre di camini, siamo venuti nel showroom di Venturato Giancarlo a Cadoneghe, dove il fuoco incontra il design. Vi voglio far vedere questo marmo marquina nera che è stato praticamente messo in abbinamento alla mia decorazione di metallo fuso. Che cosa fa? Valorizza tutto questo monoblocco architettonico e con un finto camino. Vedete questo gioco di evaporazione che sembra il fuoco, una cosa veramente fantastica. Ora posso dirvelo, questo non è un monoblocco di marmo ma è un monoblocco in MDF decorato con effetto della decorazione del marmo venato. Vi parlo anche di come l'ho creato questo qui e dopo faremo un piccolo giro all'interno della sala mostra. L'ho creato con mirror della Nova Color. Allora, vi spiego un attimino i passaggi. Siamo andati a dare un fondo uniformante per creare la nostra decorazione, lo potete stendere o a rullo o a pennello. Una prima mano di stesura di mirror, un prodotto a base calce. Stendiamo la seconda mano di essiccazione venuta e andiamo a incidere con dell'attrezzatura professionale. Io uso tutta l'attrezzatura della Pavan, per cui ha questi piccoli incisori che mi vanno a creare le vene. Una volta che abbiamo creato le vene ed essiccate, andiamo col bianco a inserire il mirror bianco all'interno della nostra vena. Il mirror che cosa fa? Non vado solo con un cazzolino piccolo ma con una spatolatura. Con la spatolatura, portandomi anche del bianco fuori dalle vene, mi crea questo gioco venato. Una volta terminata la nostra decorazione, anche qui iniziamo il gioco di carteggiatura. La carteggiatura con le varie grane, iniziamo dalla 500, dall'800 alla 1500, fino a passare poi alla 3000 che è la fase di lucidatura. Trasferiamo ora attraverso alla galleria Focus a vedere altri camini particolari che possono essere impiegati nelle vostre ambientazioni. Qui ci troviamo davanti a uno degli elementi più rappresentativi della serie Focus, la serie praticamente il Boa Focus. Io non voglio entrare nei dettagli come sono fatti, come sono costruiti, perché questa è una panoramica per farvi vedere voi e prendere anche degli spunti di questi camini di design. Per esempio questo è un camino a gas, per cui vi invito a visitare lo showroom Giancarlo Venturato qui a Padova, a Cadoneghe, per vedere anche altri modelli e soprattutto farvi consigliare dei modelli adeguati per valorizzare le vostre ambientazioni. Thank you.
Arriviamo ora all'angolo dedicato alle vostre domande e ai vostri anche commenti che trovo nel mio canale YouTube, perché io non smetterò mai di ringraziarvi, perché siete veramente in tantissimi che mi scrivete tutti i giorni sui vostri dubbi, anche che mi chiedete dei consigli per far bella la vostra casa. Allora, leggiamo questo commento che ho selezionato. Mi scrive il signor Roberto: bel lavoro, complimenti, bravo. Non conosco quel materiale che hai usato, lo stucco materico viola. Quanto viene spesso? Perché se lo spessore rimane contenuto, non più di un millimetro, altrimenti ci sarebbero problemi con la pellicola stencil. Si potrebbe realizzare un secondo motivo floreale che va in sovrapposizione? Ecco, questo video si riferisce alla pillola di come fare una decorazione floreale materica che vi invito a vedere, dove ho fatto vedere come vado a creare un fiore a rilievo con dello stucco. La risposta è sì, perché chiaramente quando abbiamo terminato la nostra decorazione andiamo anche a verificare se ci piace il lavoro e possiamo sempre intervenire con una successiva decorazione con degli stencil o addirittura di pittura o anche a materico, perché la sovrapposizione di più materiali a base calce ci permette di andare tranquillamente a coprire l'eventuale decorazione o a valorizzarla la nostra decorazione che andiamo a riporto. Per cui scrivetemi in tanti, mandatemi messaggi WhatsApp al 340 4155 827 dove io risponderò appena avrò la possibilità. Vi mandate la vostra foto dell'ambientazione di casa e vi do il consiglio giusto per trasformare la parete, renderla veramente unica ed emozionante. E vi do appuntamento alla prossima puntata con le pillole dell'artista e vi saluto con il mio slogan: vesti la tua casa di emozioni. Ciao!